Esiste sempre sistemate. La nostra posizione è stata quella che noi non vogliamo la sistemazione, noi vogliamo il riconoscimento di quello che abbiamo fatto, che è di fatto il nostro diritto ed è soprattutto un diritto delle ragazze, anche perché le altre due, se ne scegliessimo una, che fine fanno? Sono dei contratti in essere. Ma non è questo il problema, perché i contratti, per quanto mi riguarda, siamo abituati a rispettarli. Ma il problema è che noi avevamo messo in piedi un progetto basato proprio su queste ragazze. Progetto che prevedeva il fatto di valorizzare le altre italiane giovani, cosa che abbiamo sempre fatto da quando esiste l'Assistant Volley in Novara, e soprattutto per andare nella direzione della riduzione dei costi. Questo già 2 anni fa, io, Massimo e io ci eravamo trovati di fronte alla scelta. Continuiamo a rincorrere atlete tra virgolette attenuate che costano un sacco di soldi e che non ci hanno fatto vincere lo scudetto fino ad oggi, o puntiamo sulle giovani? Noi abbiamo deciso di puntare sulle giovani. Allora, se il nostro l'ente al quale apparteniamo, la federazione, e soprattutto l'ente che dovrebbe salvaguardare le posizioni dei club ci si rivolta contro, è la volta buona che dobbiamo vedere chi dei due o chi dei tre ha ragione. Grazie. Massimo, vai tu. Sì, io prima, perché prendo spunto, perché è giusto, perché come hanno sottolineato non è mai successo, pubblicamente, perché è giusto ringraziare tutti i presidenti di A1, visto che la teoria da parte della Federazione della Lega è stata che solo Novara aveva interpretato la norma così, tutti i presidenti dei club di A1 che erano a Roma in quella riunione con me hanno dichiarato apertamente che il senso, la ratio, le motivazioni per cui erano andati a Roma, e quindi erano perfettamente in linea con quello che ha fatto Novara. Quindi almeno questo ci fa piacere da una parte moralmente, dall'altra perché non era mai successo che dei club esprimessero una solidarietà così semmai a un avversario. E quindi questo ci ha dato anche coraggio per andare avanti nella situazione, perché sennò quantomeno sulla carta non ci sono stati risolti. L'altro, come ha detto il Presidente, adesso è inutile scendere nei particolari, nei cavilli che adesso passeranno alla parte legale, ci saranno delle problematiche legate alle tempistiche, non so se le tempistiche legate ai ricorsi in Corte d'Appello ci permetteranno o meno di scendere in campo domenica, e qui si aprirà un'altra parentesi, perché se non dovessimo scendere in campo neanche domenica siamo esclusi dal campionato di A1. Poi tutti si assumeranno le responsabilità di questa decisione. Fino all'ultimo, io stamattina ho parlato con i vertici federali, ho parlato con il segretario generale della Lega Brunale, dicendogli più volte che noi non avevamo nessuna intenzione di creare un caso, ma volevamo solo riconosciuti i nostri diritti e cercavamo anche, eventualmente, se volevano una soluzione, abbiamo anche chiesto che noi eravamo disponibili a giocare questa partita. Un ultimo dato che penso importante, abbiamo verificato anche che, come già qualcuno sa, anzi molti voi sanno, perché è stato portato, c'è anche un altro errore nella norma dell'over e dell'under, dove sono specificati gli anni, quindi in base a quella norma le nostre due atlete non sono più under 22 ma sono over 22, quindi non rientrerebbero in questa casistica, e quindi ce n'è per a voglia. Quindi, però non lo so, il dispiacere è quello che ha detto il Presidente, noi volevamo, perché qualcuno pensava che adesso volessimo fare la forzatura e ci divertiamo a giocare. Noi abbiamo lì delle atlete che sono allenate fino a stamattina, c'è un allenatore che ha preparato la gara, c'è un pubblico che aspettava di fare questa partita. È una delle cose che, per cui prima della partita io e Antonio era il dubbio più grosso, non certo il risultato sportivo, non certo le carte federali, era come poter giustificare a tutte queste persone, perché io so che fuori, perché a un certo punto abbiamo bloccato la biglietteria, c'era una fila lunghissima di persone che voleva entrare, e abbiamo dovuto, persone anche che venivano da lontano, c'erano dei gruppi di 30-40 persone che sono venuti qui organizzati per vedere questa partita, ed è la cosa che più ci ha fatto male e che ci lascia veramente in una condizione psicologica un po' così. Poi sul risultato non importa niente, questo negli ultimi 3 anni abbiamo sempre perso per il campionato, quindi non ci cambia niente, andiamo avanti lo stesso anche se perdiamo quella. Non dovrebbero esserci penalità, perché noi oggi non abbiamo rinunciato a giocare la partita,
ma eravamo nell'indisponibilità di giocare perché senza le straniere non avevamo il numero minimo per poter giocare e quindi abbiamo perso la partita a tavolino 3-0. Quindi restiamo comunque nelle regole federali, non abbiamo fatto una forzatura più di tanto proprio perché non vogliamo che si vada oltre quelle che sono le regole. E basta. Io ringrazio tutti voi perché so che molte persone si sono date da fare in questi giorni per esserci vicino, avete scritto e speriamo che continuate a farlo perché mi sa che è solo l'inizio di questa battaglia e come mi hanno detto gli arbitri, la partita di stasera era la parte, si sta giocando una partita molto ma molto più grossa di quella che era la partita. Io devo anche ringraziare gli arbitri e il delegato tecnico perché sono stati nella disponibilità totale, hanno cercato in tutti i modi di cercare di mettere così, risolvere questa situazione.